A un certo punto il lenzuolo comincia a muoversi, di vita propria. Comincia come un direttore d'orchestra a dare il via e parte un coro di voci da tutte le stanze dell'archivio. Sono i diari che si spostano proprio da uno scaffale all'altro. Si vanno cercando uno con l'altro per affinità elettive, come persone vive. Allora, dunque, sì, Mario parla dei diari che cambiano di posto durante la notte. E poi è possibile, è probabile che sia così, insomma. Noi non sappiamo che vita hanno gli oggetti quando non stanno nelle nostre mani, insomma. Non c'è un posto migliore per mettere una cosa, insomma, no? Così come quando mettiamo i libri in una libreria, come li mettiamo? Li mettiamo in ordine alfabetico? Oppure li mettiamo per argomento? Allora mettiamo tutti i libri di poesia, tutti insieme, tutti quelli di teatro insieme, tutti quelli di letteratura. Gomorra, dove lo metto Gomorra? Insomma, è un'inchiesta, un reportage, un libro, oppure è letteratura, no? Non lo sapremo mai. Cioè, abbiamo sempre un motivo per spostarlo un oggetto e metterlo da un'altra parte. Fino al punto che spostare gli oggetti diventa la vita stessa degli oggetti, quelli che cambiano continuamente a disposizione dei mobili dentro casa. Per cui sì, cioè, se lo facciamo noi, che tutto sommato di quegli oggetti sappiamo poco, figure se non fanno gli oggetti che di se stessi dovrebbero sapere qualcosa in più. Punto e virgola, sto, punto e virgola, fine, punto e virgola, a, punto, punto e virgola, a, punto e virgola, finalmente, finalmente, punto e virgola, ma vite, punto e virgola, a liberato, punto e virgola. Ho stato chiuso in questa scatola di vetro per tanti giorni e mesi e anni. Qua dentro le ore non passavino mai. Ha stato sicuro qualche disgraziato che mi ha chiuso qua dentro senza che poteva più ne uscire da fuori e andare a parlare con gli altri diari che stanno qua dentro. Io li guardavo, questi diari che tutte le notti si spostavano, si scambiavano parole e pensavo dentro di me, povero Vincenzo, tu che tieni tanta cosa da raccontare ti fanno stare qui dentro e magari là fuori tutti quei diari tengono così poche cose da raccontare. Poi ho pensato che magari mi hanno chiuso qui dentro perché qualcheduno di questi diari si è andato a lamentare che io parla troppo, che magari ci ho rotto i coglioni con tutte le mie storie, quindi per favore che mi chiudevino, sennò prima o poi finiva ammazzate. Grandissimi figli di puttana, tutti quanti siete se avete detto questo, ma come? Uno ha passato una vita maltrattata, molto travagliata e molto disprezzata come la mia, e tu, diario di quattro soldi che non hai avuto avventura da raccontare, invece di starmi a sentire, ti vai a lamentare. Io, che ho stato della classe 1899, io che ho fatto le guerre tutte e due, la prima guerra mondiale che ho stato sbattuto dalla Sicilia a Vittorio Veneto e la seconda guerra mondiale che ho stato all'Africa e quasi mi ammazzavano e poi ho tornato alla Sicilia, io che ho sposato male e male vissuto con la moglie che quando l'ho conosciuta mi ha cambiato la vita, lei è quella cana arrabbiata di sua madre, io che ho incontrato alla vita sempre persone rofiane e malecarne che mi hanno rovinato, io che ho leticato con tutti i vicini delle case dove che ho abitato sempre per le colpe della moglie, io che solo mio fratello Giovanni ne volevo bene, io a lui e lui a me, io che ho tenuto i figli e li ho cresciuti e li ho studiati coi grandi sacrifici fino all'università, io che ho fatto i mille lavori soprattutto dei campi facendomi la schiena spezzata, io che ho stato sempre socialista e che per l'amore di mio figlio mi è toccato fare la campagna elettorale a questi disgraziati del movimento sociale che poi erano tutti fascisti, io che non ho tenuto uno momento di soddisfazione della vita, io che il Padre Eterno si è creduto che la mia razza avesse preso parte a metterlo in croce per vendicarsi, non sapendo come vendicarsi, allora si è vendicato proprio con questo Vincenzo che sono io.
io, poveretto, che pene ne ho vissute più assai del quel rimeschino. Ma non c'è da fare, quando uno nasce per bestemmiare, biastimerà tutta la vita. Io, che ho fatto tutto questo, nessuno di voi mi vuole ascoltare. E finalmente respira.